Ciao a tutti! Ciao a tutti, eccoci qua, Paquito! Questa sera prepariamo una cosa vitaminica, energetica per le ragazze che dopo fanno la ginnastica. C'è Marromigliano Vogue. Allora. Ma pure se non la fanno la ginnastica, sempre buone. Sì, sì. Fa bene alla pelle, alla salute, ai capelli, a tutto, perché sono una botta di vitamine. Perfetto. Allora. Facciamo un succo, ananas, pera e uva. Wow, tutto fantastico! Questa roba deve essere biologica perché qua lo mettiamo con tutte le bucce. Questo è bio. Lavato benissimo. Ecco qua. Se non facciamo pubblicità. No, facciamo pubblicità, non ce l'ho molto nessuno. Facciamo prima di tutto. Vai. Paghi, questo coltello ti vedo un poco pericoloso. No, fai paura. Carlita, non ti preoccupare. Vai, ecco qua. Ma no, a me come piace l'ananas. Devo raccontare la storia di questo succo perché praticamente ne l'abbiamo detto noi, perché siamo andati a Roma, abbiamo mangiato questo succo fantastico, questo centrifugato, però ha detto no, ce lo devi fare, è buonissimo, guardate la combinazione di questi ingredienti, adesso vi faccio vedere, è veramente qualcosa di buonissimo, troppo troppo buono. Però dici pure il particolare che l'avete pagato un occhio della testa. Vabbè, l'abbiamo pagato 6 euro, è vero, che è un po' tanto per un bicchiere di spremuta, però insomma era tutto bio, era buonissimo. Ovviamente farseli in casa si risparmia. Noi già abbiamo fatto un altro video di questi succhi centrifugati, sì. Perché ci piacciono molto, li facciamo spesso proprio. Però cioè, li mangiamo come merenda, come spuntino, insomma come integratori naturali, non come pasti, voglio dire, che poi facciamo i nostri bei pasti, pasta, va, una cosa, non ci facciamo mancare niente. Vai, Paquito, ma a me come piace l'ananas? Io vado a impazzire per l'ananas, mi piace troppo veramente. L'ananas è quasi pronta, tutto, pure quel cospetto centrale. Sì, metti. Sì, è tanto quello si deve prendere, quello è brutto da mangiare. Wow! Però la puoi lasciare una fetta, me la voglio mangiare io. Sì, ecco fatto, questo fettone. Grazie. sì, dopo me la mangio, mi piace troppo l'ananas. Tutto a pezzi e la buttate nella centrifuga. Nella centrifuga noi abbiamo poveri... mortali, abbiamo solo una centrifuga. Non abbiamo l'estrattore che costa troppo, però ha detto Paghito sta cocchiando i soldi. Vai, spremiamo la corrente, ci vuole la spina. No, vai. Ci sta. Facciamo una velocità più ridotta in modo che si mantengono tutte le proprietà, quella è la differenza tra la centrifuga e le estratture. Dai con la pera. La pera. La buccia. La pera con la buccia, non la sbucciamo, Ok. Ovviamente pera biologica, quindi la potete mettere con tutta la buccia perché non ci sono sostanze chimiche. Per fare questi centrifugati è l'ideale prendere la frutta biologica. Perché così non ci sono le sostanze chimiche sulla buccia, eccetera. Non è che lo dovete cuocere, lo mangiate crudo. E la cosa bella è proprio che hanno tutte le vitamine, tutte le sostanze. Sono proprio un concentrato di vitamine, di antiossidanti, veramente di cose che fanno benissimo. Al supermercato sta un cartello sulla frutta, sta scritto. Frutta trattata, non utilizzare la buccia. Perché sarà è normale, buccia. Perché là c'è tutta la cosa chimica. Il nostro succhetto, mamma mia, è troppo buono. Vai con l'uva, che poi, avete capito la combinazione di ingredienti? L'uva che è dolce va a dolcificare naturalmente questo succo, perché questi succhi non si mette zucchero, non si mette nulla, si mette solo frutta e basta, neanche l'acqua. E vengono un succo naturale veramente che non ha niente a che vedere con i succhi di frutta in commercio, insomma. No, quelli confezionati. Quelli contengono solo zucchero. E inoltre contengono molta acqua. È vero. Infatti
la frutta non c'è proprio. Anche che combinate, ti è spaccato. Mannaggia. Oh no, che combinato. Ma la dobbiamo lavare. Perché prima che ti sei mangiato il frullato, che l'abbiamo preparato. Che mi hai preparato. Ma con quello mi sono... il mio vagino frullato al cioccolato. Se lo vogliono ci facciamo il video, glielo facciamo, Paquito, se lo vogliono. Se lo vogliono. Quello è buonissimo, è dietetico. Pensate, pure a Paquito ci piace, è veramente ottimo. Se, sì, sì. Se ce lo richiedono, è buono, Paquito? Sì, è buono. È dietetico e naturale. E poi sa di cioccolato, tutto quello che ha cioccolato è buono. Basta, l'uva. Sì. L'uva è un po' più... Ma pure i costicini dell'uva. Sì, sì. Oh, e poi se ci fanno male alla pancia. Ma noi con gli costicini si fa la grappa, lo sai? Ma non è che ci fanno male, Paquito? No. Alla pancia. Li dovete bere subito però, perché l'uva fermenta. Tutto, poi si ossida. Questi vanno bevuti subito. Sì, sì, subito, tutto. Fate una merenda con i fiocchi. Se è buono come quello là che abbiamo mangiato noi, E penso che è più buono. È pronto, vai, versa. Com'è bello, è denso denso, Marone, com'è? È bellissimo, mamma mia, troppo bello. Hai visto com'è buono? Lo stesso sapore di quello là. Buono veramente. Hai visto questi ingredienti come si combinano fra di loro? Non si sente né l'ananas. No, né niente, diventa una cosa. Poi è dolce appunto giusto, né troppo, né troppo aspro. No, è dolce, è buono. Ananas, pera e uva, accoppiata vincente, no, buonissimo. Non faccio finta solo. No, veramente, dobbiamo berlo tutto. Buono. Buono. Tutta salute. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Vi mandiamo un bacio grande.